a tutti, bentornati nel mio canale. Siamo arrivati al 31 dicembre. Oggi è il giorno di Capodanno, stasera si festeggia l'arrivo del nuovo anno e l'abbandono del vecchio anno. Io, per quanto mi riguarda, spero vivamente che l'anno nuovo, il 2018, sarà migliore di quello che è stato il 2017, perché è stato un anno che mi ha dato davvero del filo da torcere, perché ho avuto una serie di problemi, alcuni anche abbastanza seri, che riguardano comunque delle mie riflessioni e dei cambiamenti che io ho dovuto mettere in atto dal punto di vista lavorativo, professionale, personale. Insomma, ci sono state una serie di cose. Non è andata benissimo neanche la salute, perché comunque ho avuto una serie di problemi che io mi sono portata avanti per un po' di mesi, perché ho avuto un problema che non riuscivo a purtroppo risolvere, che ancora oggi veramente non è che sia tanto risolto. Comunque, insomma, ho avuto una serie di problemi e per il 2018 mi auguro veramente che questi problemi se ne vadano via. Quindi questa sera, quando chiudiamo l'anno, io spero che queste cose volino via insieme al vecchio anno. Detto questo, io volevo sapere da voi come festeggerete il Capodanno, volevo farvi gli auguri, perché questo è un video così di chiacchiere, volevo semplicemente farvi gli auguri. Vi chiedo appunto se vi va di raccontarmi come festeggerete, se avrete un menù particolare, se mangerete qualcosa di particolare che magari mangiate solo a Capodanno. Io, ad esempio, a Capodanno mangio sempre le lenticchie e i tortellini in brodo, perché per me è una tradizione, a me a Capodanno piace mangiare queste cose, quindi insomma, le lenticchie soprattutto, perché spero che siano di buon auspicio, diciamoci la verità. Per il resto io lo festeggerò in modo molto tranquillo a casa con il mio compagno, festeggiamo, però ce ne stiamo a casa perché comunque io non amo andare in giro a feste, cose del genere, veglioni, cose, robe varie, perché no, non è una cosa che mi vada tanto, quindi insomma noi lo facciamo in un modo più tranquillo, ma quello che noi facciamo di alternativo è uscire invece la mattina del 1º gennaio, quando tutti dormono, quando c'è la città in silenzio, semideserta. A noi piace tantissimo uscire, andare magari sul mare, perché la nostra è una città di mare, quindi magari andare in spiaggia il 1º gennaio, vedere il mare con questa atmosfera così un po' surreale, perché non c'è nessuno in giro. Quindi a noi piace tantissimo festeggiarlo in questo modo, quindi non tanto la sera del 31, ma il giorno del 1º gennaio, quindi fare qualche cosa il 1º gennaio. Ed è un po' una tradizione, una cosa molto carina che facciamo e che ci piace molto. E insomma, voi fatemi sapere nei commenti invece cosa farete, se ci sono delle tradizioni particolari, se vi piace il Capodanno o se non vi piace il Capodanno, che vi piace di più, che vi piace di meno di questa serata. Io vi faccio tantissimi auguri, vi auguro di divertirvi questa sera, di passare una bella serata, vi auguro di festeggiare al meglio e vi auguro un 2018 pieno di felicità, serenità, soddisfazioni, pieno di salute, pieno di cose bellissime e meravigliose. Vi mando un bacio enorme, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così chiudete il 2017 con l'iscrizione al mio canale, mettete un like se vi è piaciuto, vi mando un bacio enorme e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao a tutti!